Adesso che sono già 20 giorni che lo stai provando, il caffè senza zucchero è più buono o è meno buono? La vita è diventata veramente molto molto amara. Come Dino Manfredi. Ma io mi alleno di più e lavoro di più. Non come quello lì in vacanza. Guarda, tutto abbronzato. Ragazzi, siamo in mezzo dei grandi lavoratori. Caro parte Calandro. Uno che lavora in Sardegna, dall'altra parte uno che lavora a Milano. Caro Calandro, stamattina questo fesso che ti sta parlando ha fatto 11 chilometri di corsa. Ah, quello è il tuo lavoro adesso? Ah, certo, naturalmente sì. Okay. Con vari metri, centinaia di metri di dislivello. Okay. Bravissimo. Oggi parliamo di come allenare i muscoli, di come allenarli bene, di come rimettersi in forma e soprattutto cosa sono i muscoli. I muscoli sono un mistero. Pensa, tutti noi abbiamo una risorsa nascosta nei nostri muscoli di forza. Mm-hmm. Ti racconto questa storia. Sì. Tom Boyle era un americano che stava uscendo da una gas station per immettersi da una stazione di servizio. Stazione di servizio. Dal benzinaio. Dal benzinaio. Per immettersi su una freeway. Su un'autostrada, una strada a scorrimento veloce. Dove eravamo, Aldo? In quale località? Tucson, Arizona. Tucson, Arizona. Ok. Perfetto. Davanti a lui una Chevrolet Camaro 1967. Bella. Bellissima. Bella. Pesa il primo modello pesava 1320 kg. Beh, molto una lunga. Tonnellata. Ok. Una tonnellata. Gli anni 60, sai, le macchine erano molto scarne, no? Poi, se non sbaglio, gli ultimi modelli addirittura 1800 kg, pieni di accessori, eccetera, eccetera. Sai l'inutilità delle cose, no? Ok. Mm-hmm. Ok, davanti a lui c'è questa Camaro che sgomma per immettersi sulla freeway. Okay. Improvvisamente Tom Boyle vede una montagna di scintille. Un ciclista che arrivava in contromano viene investito con la sua bicicletta. Sembra la storia di Nicola Savino a Ferrara. A Ferrara. Sì. A Ferrara. Ma tu sei rimasto incastrato sotto le ruote. No, ho lasciato la bici. Hai e lasciato la bici? È andata lì, okay. E io no. Tom Boyle lascia il suo pick up e inizia a correre dietro alla Camaro, perché anche l'autista si è accorto di questa cosa qui, ma è sotto shock. E allora lui cerca di aiutare questo povero ciclista. Si è fermata sopra il ciclista. Sopra il ciclista. Sopra. L'asse delle ruote anteriori sopra il ciclista, sopra la sua bicicletta, dopo aver fatto mille scintille, urla di dolore. Tom Boyle cosa fa? Deve disincastrarlo. Solleva la Chevrolet Camaro. Solleva la Chevrolet Camaro. Scommettiamo che attenzione. Lo show dei record. Però alle due mani che lo tiene sollevato, no? Tiene sollevato il muso. Allora dice all'autista: toglilo da sotto. Riescono a disincastrarlo, chiamano i soccorsi e il ciclista si salva. Ma come ha fatto Tom Boyle a sollevare la Ford Camaro? Come ha fatto? Questa è forza isterica. Isterica, cioè la forza sovrumana che è dentro di noi. Certo, è quella forza la che nasconde la riserva di energia. La riserva di energia, chiaro, che tutti chiaro noi abbiamo. Noi anche avremmo Nicola detto la forza della disperazione. Ma noi è una forza divina, è la forza dello spirito, è la mente che supera i muscoli. È qualcosa di potente che tutti noi hanno, come questa chitarra di Riley Walker. Bellissima. Non è venerdì mattina, è giovedì mattina, è una piccola licenza che ci siamo presi per una volta tanto, perché diciamo che uno fa il fenomeno per un anno e mezzo, poi arriva il momento in cui dice: posso avere un giorno in cui mi riposo? Si è riposato anche il Signore, possono riposarmi io, che sono l'ultimo della fila, insomma. Quindi domani niente DJ Chiam Italia, oggi anticipo di Aldo Rock. Uno sodomizza, poi esplode. E poi alla fine dire esplode, non ce la fa, ecco. Allora, torniamo ai muscoli. Tu come li alleni i muscoli, Nicola? In mille modi, correndo, andando in bicicletta, sollevando bicchieri di vino, anche di birra. Bravissimo. Beh, tieni presente che
mangiare, bere, pensare e meditare è fondamentale per finire una gara di ultra distance. Nel Tour de Jeanne ci fu un concorrente, un francese che stavano studiando attentamente, facendo prelievi, test sotto sforzo, per vedere come si comporta il corpo umano in una gara di 230 chilometri, sì, 220 chilometri in montagna. Ok, in pratica questo concorrente francese era in perfetta forma, cioè nonostante la privazione del sonno, cioè privazione del sonno vuol dire che in 80 ore aveva dormito 3 ore e mezza. Okay. Si sentiva abbastanza bene, quindi si nutriva e beveva regolarmente ai posti di ristoro, saliva su e giù per le montagne, è arrivato a 15 chilometri dall'arrivo, ok? 15 chilometri. Si sentiva in perfetta forma. All'ultimo posto di ristoro ha bevuto solo un bicchiere d'acqua. Non ha riempito le borracce, ma soprattutto non ha mangiato. Aia. Dopo un quarto d'ora è collassato. No. Perché mentre scendeva aveva perso 5 volte la strada, cioè non riusciva più a concentrarsi. Mangia e bevi sempre, stupido, quando fai una gara di ultra distance. Questo è fondamentale. È fondamentale perché in una gara di ultra distanza comunque i muscoli non ti abbandonano. Cioè in una gara di 100 metri è facile avere l'acido lattico, cioè un meccanismo in cui il corpo si difende. Cioè il cervello in pratica e i muscoli ti aiutano a non morire. Non devi morire, certo, ma in una gara di ultra distance tu puoi sfruttare l'energia dei tuoi muscoli anche se sei stanco, anche dopo 80 ore di gara e aver dormito 3 ore, fino all'80%, fino al 90%. Però a patto che gli dai da mangiare. Però gli devi dar da mangiare. E da lo bere. Devi far bere. Detto certo, poco prima di mezzogiorno, è interessante. Eh sì. Cosa gli diamo da mangiare oggi? Una bella pappardella. Guarda, una pappardella, Nicola, con la bottarga. Nicola, sì, vai. Rimettiti, Aldo, in forma. Sì. E fai qualcosa di più appagante per la tua anima. Sì. Allenati in modo continuo. Corri, potenzia la forza e prova a correre in salita. Correre è la cosa più vicina che c'è al volare. Correre prepara la macchina umana alle sfide più estreme. Allena bene il tuo corpo e allenalo allo sforzo. I muscoli hanno dei limiti, ma a volte è tutta una questione di testa. In circostanze specifiche puoi costringere muscoli esauriti a muovere ancora un passo. Puoi sollevare una macchina per liberare chi è intrappolato sotto le sue ruote. Sì, capita sempre, no? È la forza isterica, la forza sovrumana. Cercala dentro di te. Ognuno di noi possiede una riserva nascosta di forza e una forza potenziale inesplorata. Chiedila al tuo corpo e ti sarà data. Credici e la troverai. In una gara di endurance, se le gambe cedono, non prendertela con loro. Se non ce la fanno più, le gambe sono solo recalcitranti, non incapaci. Nell'ultra distance il traguardo lo tagli solo se sei testardo, con un sovrumano sforzo di volontà. E se non ci riesci, puoi sempre trarne una grande lezione di vita. Solo chi rischia di andare lontano scopre fino a che punto può spingersi. Il limite è nella testa. Chissà se un giorno lo scoprirai. Minchia, mi ero addormentato un attimo durante la trasmissione, mi sveglio, sento Aldo Rock, pensavo di aver dormito un giorno intero. È la sensazione della privazione del sonno di Race Across America, l'ho spiegato venerdì scorso, cioè in pratica fai un pisolino, un microsonno di 5 minuti, certo, e pensi di aver dormito un giorno intero. Ma cosa successe a Tom Boyle dopo aver sollevato la Camaro? Ma chi è questo Tom Boyle? Tom Boyle.
allora, sono tutte cose che ha letto sul libro Endure di Alex Hutchinson. Bravissimo. Editore, ecco. Editore? Non lo so, questo non lo mi editore, no, ha detto, se no non gli manda il libro. Editore, editore mulatero. Bravo. Ah, mulatero. Sì, mulatero, dalle parti, okay, di Camelot. Allora, bravo, cosa succede? Tom Boyle non era una femminuccia, era uno che faceva uno stacco, ok, da terra. Sì. Prima avete parlato, no? Sì, lo stacco, sì, certo, di pesi, okay, certo. 317 kg. E allora gli è andata di culo, allora, al ciclista. Pensava al di meno la macchina. E infatti al ciclista, ciclista è andata bene. E invece a Tom Boyle cosa gli successe? Che è tornato a casa. Quando è tornato a casa? Sì. Aveva stretto talmente la mascella e aveva spaccato 8 denti. No, davvero? Sì, 8 denti per quello stacco, cioè capisci? Perché questa, no, è la, quella forza sovrumana. L'ultima cosa ti racconto. Certo. Dimmi. Siamo in Costa Rica. Una atleta fortissima di corsa campestre, ok? Si chiamava purtroppo Rhiannon Hull. È una storia che da noi non è famosa, ma in America, no, è famosa. Strano, perché in genere, okay, parli in pratica mentre Tom Boyle un giorno sulla spiaggia erano lei e suo figlioletto e basta, okay, decidono di entrare nell'Oceano Pacifico. Mm-hmm. L'Oceano Pacifico non è pacifico, non è pacifico, no, brutto caratto, ha delle, no, correnti pazzesche. Improvvisamente la corrente la porta al largo col bambino. Mm. C'è un bambino piccolino. Mm. Passava di lì Tom Boyle. No, no. Due surfisti vedono la scena, ma la vedono dopo un po', non subito. La ragazza era da mezz'ora col bambino sopra le spalle, certo, e lo teneva fuori, ok? Lei stava sotto e il bambino era sopra. Alla fine i surfisti arrivano, riescono a prendere il bambino, ma la ragazza va giù, non riescono più a prenderla. Però quella ragazza, che faceva due allenamenti al giorno, ha salvato suo figlio. Con quella forza sovrumana l'ha tenuto sulle spalle per più di mezz'ora, mentre lei era sott'acqua. Questa è la riserva nascosta dentro ognuno di noi. Ognuno di noi può salvare una vita. Allenatevi, sempre. E se andate in montagna... Questa botta di allegria? No. Finisco con un altro finale. Di, sì, questi tempi c'è gente che va in montagna, sì, ok? Allora... Anche se è estate, in montagna c'è, certo, l'inverno. Certo. Vestitevi adeguatamente. Sì, lo so, certo, okay? lo so da cosa parlo. Ok. Assolutamente, vabbè, assolutamente. Allenatevi. Grazie, uomo. Grazie, grazie. Buon, grazie, giovedì e buon venerdì. A tutti. Ci sentiamo lunedì mattina ricaricati. Grazie. Due secondi per me. Grazie, Grande Hotel Porto 4. Grazie dell'ospitalità.